gara da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Qui è Pierluigi Pardo che vi parla per raccontarvi il match di oggi con il prezioso contributo di Stefano Nava al mio fianco. Troppo buono Pier, un saluto a tutti gli amici che ci seguono. Vediamo la formazione di partenza della Juve. 4-3-3 il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni negli uno contro uno, potrebbero mettere in grande difficoltà i difensori avversari. Ecco le scelte dell'allenatore del Genoa. Si schierano in campo con un 3-4-3 marcatamente offensivo. Le premesse per assistere a un incontro ricco di emozioni, e speriamo anche di gol, ci sono tutte. Non ci resta che aspettare e vedere. Emre Can. Occhio al suo movimento. Il difensore blocca bene il cross. Eiseric. Jorginho. Può andare. Perde palla. Continua a stupire Chievo, in realtà ormai consolidato nel nostro calcio, capace nella passata stagione di mettere più volte in difficoltà squadre più attrezzate, e che continua a far bene. Erano partiti per disputare un campionato sicuramente più modesto e invece si ritrova. Jorginho! Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Jorginho! Palla che si impenna e finisce a... Jorginho. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Ci sono metri a disposizione. L'impressione è che il portiere non l'abbia nemmeno vista. Ha lasciato partire un tiro di rara violenza. Magari la vedrà stasera in TV. Questa rete conferma le sue eccezionali qualità. Vede la porta come pochi altri. Ma questo è un gol pazzesco, Pierluigi. Gli hanno lasciato troppo spazio per tirare e lui li ha puniti. Ha calciato con forza, ha trovato precisione e l'angolo, un gol bellissimo. Si ricomincia con i bianconeri che sono avanti adesso nel punteggio. Buono il recupero, possono ricominciare. Chiellini. Emre Can. La Juve a caccia del gol. Piazza! Pallone che finisce alto di un soffio sulla traversa. Casri ha spazio per avanzare. La mette lunga sul palo lontano. Palla raccolta senza problemi dal portiere. Jorginho. Si avvicina all'area. Il tocco dentro. Attento qui il difensore che allontana. Può servire un compagno. Palo e non è finita, attenzione! Emre Can. Occhio, cerca l'area di rigore. Bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. Si ripartirà con il corner. Occhio al tiro della bandierina. Buono l'intervento del difensore che spazza via.
10 metri verso l'area. Nestorowski! Palla ancora in gioco, pericolo. Sturaro. C'è spazio per andare. Cross in mezzo. Jorginho. Emre Can. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Punta l'area. È tutto fermo, si alza la bandierina dell'assistente, ci sono le proteste, questa poteva essere una grande occasione. Eh sì, hai ragione Pier. L'arbitro manda tutti. Si riparte con la Juve avanti nel punteggio. Emre Can. Occhio al suo movimento. Jorginho! Ci arriva il portiere con riflesso, sarà calcio d'angolo. Conducono già, ma provano a chiuderla definitivamente, portando a 2 il margine di vantaggio con questa situazione. Occhio a Piazza. Difesa alla meglio e allontana il pallone. Radovanovic. Sanabria. Sturaro. Maragna metri. Cerca la porta. Sturaro. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Controllare palla senza fretta. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Ci sono metri a disposizione. La respinta di pugno. E il pallone se ne va via. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. È un cambio importante questo per dare energie fisiche e psicologiche alla squadra che è sotto. Ilimark. Si avvicina all'area. Buono l'1-2. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Mark. Pallone che finisce largamente sul fondo. Beh, conclusione buona, ma solo nelle intenzioni. Palla che non ha preso il giro voluto, terminando la sua corsa lontana, lontana. Emre Can. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Emre Can. Palla che finisce fuori. Criscito. Il loro prossimo impegno di campionato sarà in casa e potrete ovviamente seguirlo in diretta, come sempre, su EA Sports. C'è pressing su Bonucci. Occhio, cerca l'area di rigore. Eiseric. Palla messa dentro. E
impegni in trasferta per loro nel prossimo match di campionato, come sempre su EA Sports. Varagna metri verso l'area, tocco verticale interessante, grande parata, palla in out e dunque calcio d'angolo. Ha disputato una prova convincente, decisamente positiva, era fra i più attesi e si è fatto trovare pronto. Occhio al tiro, si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire, questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Gol che non fa altro che confermare questa squadra come la favorita della vigilia, in cui hanno tenuto saldamente in mano la situazione. È così, Pierluigi. Si sono dimostrati nettamente superiori in campo, come testimoniato anche dal maggior numero di conclusioni verso la porta avversaria. Occhio al cross, senza problemi qui il portiere. João Cancelo. La Juve a caccia del gol. La traiettoria verso il centro. Ed è rete! Grande conclusione ravvicinata. Una gran bella rete. Hanno finalizzato alla grande, una splendida manovra, approfittando anche dell'atteggiamento imbarazzante della difesa avversaria. Ha sfruttato nel migliore dei modi questo cross dalla sinistra e non ha dato scampo al portiere. Da sottolineare l'assist qui, che spettacolo, davvero pregevole. Ha concluso in porta con determinazione, realizzando davvero un bel gol. Sì, la difesa non ha fatto in tempo a reagire. Difesa che voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Ci sarà una sostituzione. Palla girata sulla corsia. C'è la prateria per andare. Riuscite a fermarlo. Ottima chiusura difensiva. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Si avvicina all'area. Manovra interrotta dagli avversari. Vuole un pallone lungo. Palla spazzata via. Sturaro. Prova in porta. Non ha ancora preso gol oggi e farà di tutto per mantenere l'imbattibilità. Ottima fin qui la sua prestazione, ha salvato il risultato in almeno un paio di occasioni. Cerca la porta. Portiere che evita il gol con un grande intervento. Davvero una parata d'applausi, non era facile da lì. Cross verso il centro dell'area. La mette dentro, forte rasoterra. Ottimi i suoi passaggi oggi. È finita. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi.